Buongiorno a tutti. A nome del sottosegretario ringrazio la Fondazione Santa Lucia per il cortese invito a partecipare a questa iniziativa in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, organizzata insieme con il consorzio sociale COIN e con la partecipazione di diverse associazioni e cooperative sociali. Questa giornata, come noto, è stata istituita nel 1981, anno internazionale delle persone disabili, per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza di queste problematiche e sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita. Il sottosegretario si scusa per non essere presente, ma purtroppo improvvisi impegni istituzionali lo trattengono alla Camera dei Deputati, in quanto oggi in discussione la legge di stabilità per quanto riguarda le politiche sanitarie è obbligatoria la presenza del Governo in Commissione e il Ministro è fuori sede. Giornate come questa ci aiutano a porre al centro del discorso pubblico la dignità, la libertà di scelta, il rispetto e la valorizzazione delle differenze. Più in generale, ci dovrebbero far comprendere che la disabilità è, a tutti gli effetti, parte della diversità umana. Il diritto dei disabili a una vita indipendente è riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese nel 2009, oltre che dalla legge 162 del 98. Tuttavia è necessario ribadire, citando la Convenzione ONU, che la disabilità è un concetto dinamico e in evoluzione, il risultato di una continua interazione tra le minorazioni del corpo delle persone e le barriere, barriere comportamentali e barriere ambientali. Sono proprio tali barriere, causate anche dalla nostra scarsa attenzione, che impediscono la piena ed effettiva partecipazione nella società delle persone con disabilità, su una base di parità con gli altri. Se dal punto di vista della legislazione la situazione nel nostro Paese nel complesso è positiva, all'Italia, alle regioni e agli enti locali quello che manca sono chiaramente le risorse e una complessiva e decisa sburocratizzazione, per quanto auspicata, del sistema. Nella drammatica crisi economica che stiamo vivendo sono penalizzate quindi soprattutto le persone più deboli. Ancora oggi quindi è necessario che insieme ci opponiamo con forza, come già è stato ricordato, ai tagli alla sanità e agli enti locali, che siano tagli lineari o meno. In base alle indicazioni contenute nella stessa legge 162, le regioni hanno già sperimentato nel corso degli anni progetti volti all'assistenza indiretta e domiciliare e al supporto di percorsi di autonomia personale. Tuttavia, vi sono ancora diversi problemi aperti. Non esistono in tutte le regioni gli uffici per la vita indipendente, che hanno il compito di dare supporto alla progettazione individualizzata. Le sperimentazioni sono subordinate alla disponibilità delle risorse finanziarie. Di sicuro, però, un progetto di vita indipendente, oltre a essere a misura d'uomo, porterebbe maggior giovamento alla salute della persona interessata e comporterebbe anche un risparmio rispetto al ricovero in strutture sanitarie. Abbiamo la necessità che l'eliminazione delle barriere non sia limitata quindi solo a quelle architettoniche, ma che riguardi anche quelle che si innalzano nel percorso di inserimento scolastico o di inserimento lavorativo, che sono spesso conseguenza delle barriere psicologiche della gente. A volte infatti si percepisce con fin troppa chiarezza come nell'ambito dell'inserimento dei disabili nel mercato del lavoro non si applichino compiutamente le leggi sul collocamento. Purtroppo anche una sentenza della Corte di Giustizia europea ha recentemente condannato l'Italia in merito alle norme sull'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. L'Italia negli ultimi anni ha di fatto neutralizzato alcune norme sul collocamento per i disabili e le aziende hanno potuto derogare alle prescritte compensazioni territoriali penalizzando i lavoratori diversamente abili. Va considerata quindi ogni opportunità utile per valorizzare il ruolo dei vari professionisti nell'assistenza. Questo è un compito concreto e ineludibile per la politica. Una tale valorizzazione permetterebbe concretamente di gratificare i volontari e contemporaneamente di contrastare la crescente medicalizzazione della disabilità, cui ormai ci stiamo abituando.
Questo è un impegno che il sottosegretario si sente di assumere, iniziando un confronto vero con le associazioni e le diverse realtà coinvolte. Mai più dovremo assistere a situazioni simili a quella dell'interminabile processo di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, gli OPG, che forse in questi mesi, grazie a un impegno condiviso tra governo e regioni, si riuscirà ad avviare concretamente. Lo scandalo della persistenza degli ospedali psichiatrici giudiziari è stato denunciato anche dal Presidente della Repubblica Napolitano, che ha parlato nel suo discorso di fine anno dell'estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici giudiziari inconcepibile in qualsiasi paese appena appena civile. Governo e Parlamento, forze sociali e mass media non possono che agire insieme. Solo così si riuscirà a vincere questa sfida così importante. Il sottosegretario sarà lieto di ricevere la documentazione di questo convegno e i risultati e le proposte che su questi temi vorrete inviare e desidera al più presto incontrare una rappresentanza delle associazioni presenti per analizzare quanto oggi avete elaborato. Con questi sentimenti, a nome suo e del Ministero della Salute, porgo un sincero ringraziamento a tutti coloro che quotidianamente operano per il progresso della qualità dell'assistenza alla disabilità. Un settore così importante per la salute pubblica nazionale, e rinnovo a tutti il più cordiale saluto.